Magari sono lento un po' io, ma ho appena capito che nel salvataggio le quattro icone che ci sono sotto sono Roma, Pisa, Parigi e molto probabilmente Londra. Quel tonno era ciò che ci voleva. Ora al lavoro. Ok, voi due, è l'ora delle provviste. Andate a prendere ciò che i ragazzi vi hanno lasciato. Certo, come no, come al solito. Ok. Andiamo con Marty. E di nuovo andiamo alla ricerca di palloncini e roba per collezionisti. Allora, Marty, vedi di non farti battere, per favore. Sali qua sopra. Che ho visto. Tu, non riesci a salire qua, oh no. Cavolo, dobbiamo salire là sopra allora. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Spero di fare in tempo. No, cavolo. Non ce la farò mai. Ma vaffa... Ah, dannazione. Ma perché non salti, stupida zebra? Oh, e che cavolo. Dov'è? Vai. C'era il tempo lì dietro, dannazione. Ho fatto già più punti di quanti ne avesse fatti Gloria da sola prima. Però mi ha battuto. Mi ha battuto perché non riuscivo a salire. Brava Gloria. Per dare inizio alla prossima trovata pubblicitaria ci vuole un'antenna TV. Grande. Ah. Mm. Scelgo Alex e Melman. Perché? E perché no? Ovviamente, no? Oh, e il leone? L'ippopotamo? Maurice e Mortino si stanno occupando della mia torre di pizza. Tende già molto bene. Mamma mia. Potrò aggiungere un po' di condimenti. Dio mio, spero che ti crolli in faccia. Dovrete la torre. Dovrete portarmi delle palle da discoteca. Perché sì, mangiamo la pizza mentre ci sono le palle che girano così. Prima che Mortino mangi il sesto piano. Va bene, questa te la concedo. Una torre con due palle così sotto. Quindi dobbiamo trovare un'antenna e cinque palle. Julian, tu sì che riesci a rompermi le palle. Sai, non so mai bene che cosa hanno nelle maniche quei pinguini. Sapevo che i pinguini avessero maniche. Io dico di fare quello che dice Skipper. Cioè, che scelta abbiamo? Buonasera. Vabbè, certo. D'altronde. Alla fine, chi è che comanda se non loro? Certo. Perché qua c'è sia... Ah, beh, aspetta. Qua è come con Marty e Gloria, oh, sì, che intendevano... Eccolo. Che da questo lato servono loro due. Però sono abbastanza sicuro che dall'altro lato ci siano... stelline e tutto il resto degli oggetti. Come mi avete detto voi in un commento, in realtà prendere tutti gli oggetti o meno non mi cambia nulla. Ma guarda questi italiani, divisi da un semplice cancello. Che tra l'altro, mettiamo i puntini sulla I. Questo è un senso unico e l'unico senso unico che c'è è chiuso dal cancello. Preoccupo, ci pensano gli accalappiatori. Certo, certo, fate bene a non preoccuparvi. Anche di qua, cartelli che indicano vie quali non si sa, chiuse sempre dal solito cancello. E oltretutto si apre sempre dall'altro lato. Allora, di qua posso salire salendo là sopra. Se proseguo di qua invece che cosa trovo? A parte le 5 palle da discoteca incredibili, trovo altro legno, un sacco di palloncini e un sacco di fiori. Guarda come sono bravi questi italiani, sempre in fila indiana. Altro senso unico. Porca la puttana. Senso unico. Qual è il senso unico? Il fatto che mi devo andare a schiantare e morire? Penso che non ho il circo se è ancora in città. 5 palle, ce ne manca solo una. Dove sarà? C'era una battuta sui Griffin, che ovviamente perculava gli italiani. L'ultima palla da discoteca è là sopra. Peter si scusa con un nano, per qualche motivo adesso non mi ricordo. Si scusa con una persona bassa, baffuta e piena di barba. E questa persona alla fine gli dice: guarda che io non sono un nano baffuto, io sono un bambino italiano.
E questo mi ha fatto pensare: ah, ci sono molte più palle di discoteca di quanto pensassi. Abbiamo e questo mi ha fatto pensare: ah, ecco perché non si spaventano se c'è un leone peloso con una criniera in giro enorme. Magari pensano che è un italiano che non si è raso. E questa non è body shaming perché sono italiano, quindi sto prendendo in giro me stesso. Qui Melman, ho bisogno di te. Qui Melman, vieni. Bello. Vieni Melman. Allora, comunque, ho visto, eccolo là. Il nostro obiettivo è di là, ma se noi continuiamo a salire di qua, prima o poi arriviamo da qualche parte, no? Quindi se salto qui, che bravo sono. Che bravo sono. Arrivo a un'altra palla discoteca, ma da nessun'altra parte. Benissimo. Comunque, fermi tutti. Qua ci vuole Melman, quindi vieni qua sopra, Melman. Arrivo. Eccomi. Alex, hai un minuto? Certo, dimmi. Tu dovrai passare da qui. Melman, ti serve una mano? E Alex invece come dovrà... Scusami. No, dai. Ok, allora, ovviamente il gioco non te lo farebbe fare perché in realtà c'è un c'è una mezza scivolata. Ma se cammini preciso, qui, dritto, Melman, ho bisogno di te. Posso farlo fare anche ad Alex. No, no, non è vero, c'è un muro invisibile. Sono stati furbi, glielo concedo a questo giro. Però stavo quasi per fregarli. E come lo tiro giù questo? Scusami un attimo. Oddio, sono in mezzo agli italiani. E Alex come ci arriva lì? Melman, mi serve una mano? Sì, in teoria sì. In teoria dovrebbe aprirmi. Aiuto, vabbè, Melman. Guarda, lasciamo perdere, ho fatto. Grazie Melman. Grazie Melman, grazie gioco. Come superare quel muro invisibile? Bastato saltare. Ah, ecco quello che vi stavo dicendo, che parlando d'altro mi sono completamente dimenticato. Mi avete detto che non serve a nulla prendere gli oggetti collezionabili, queste cose qua. L'avevo ormai intuito, Melman, visto il fatto come era fatto di merda. Ricorda, tutto Melman, ciò. Qui siamo in incognito. Non dare nell'occhio. No. Mimetizzati. Stai scherzando, vero? Ecco, bravo. Una giraffa. Come potrebbe... Ah, ecco come devo farti passare, Alex. Una giraffa in mezzo a Pisa sicuramente non attrae l'attenzione, Alex. No, 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 no. C'hai ragione. Bravo, sono io scemo. No. Che penso troppo. Dovrebbe soddisfare. Altra palla da discoteca dove ti lanci tu senza dirmelo. Allora, come arrivo da quella parte? Molto semplicemente. Se Alex facesse il doppio salto arriverei di là. Ora che Melman ti ha aperto il passaggio, Alex, per fortuna puoi passare. E vediamo dove ci conduce questa zona. Ok, per un attimo pensavo di poterci passare. A Julian piacerà. Sì. A Julian cos'è che non gli piace? Le sue cazzate, ecco che cosa. Allora, qua serviamo entrambi. Aspetto che Alex non fare cagate tipo buttarti di sotto per favore mentre non ti controllo. Bravo. Ecco qua. Proseguiamo. Altro legno. Qualcuno, grazie. Dovrebbe pulire qui. Qualcuno dovrebbe pulire, certamente. Allora, per Melman ho bisogno di te. C'è questo bastone lungo che può usare per passare. Per te c'è quel bastone alto su cui puoi saltarci sopra. Aiuto, bellamente. Melman. Uno, due, ecco fatto. L'antenna fortunatamente è sempre più vicina. Forse gli italiani in questo momento non si preoccupano del fatto che ci siano degli animali in giro perché stanno pensando ai politici. Goditi gli applausi e ridi. Certo. Facciamoci una bella risata alle spalle di questi animali. Allora, qui c'è una stellina per Alex. Ah, ecco dove siamo arrivati. Siamo arrivati dove c'era l'altra stellina. E io sono abbastanza sicuro che lì non mi abbiano fatto saltare perché hanno messo una specie di altro muro invisibile che mi impedisse il doppio salto per arrivare qui. Ma se salgo qua sul tetto, che mi dici, eh?
Lo sapevo che non c'erano... Non c'erano i limiti. Potrei saltare tutta questa zona e arrivare lì. Ma probabilmente, come ho detto, ci saranno muri invisibili. Quindi mi butterò semplicemente di sotto, ma prima vado a prendere la stellina. Eccomi qua. Ciao, Melman. Questo coso cosa dovrebbe essere? Cosa dovrebbe essere? Un pozzo. Ma c'è su le texture del tetto. Vabbè, di cosa mi sorprendo a fare? Ormai questi italiani sono strani, effettivamente. Speravo, non lo so. Per qualche motivo credevo che l'avrebbe rotto Melman con gli zoccoli. Certo che agli italiani piace fare festa. Guarda quante palle da discoteca che ci sono. Oh no, altri italiani. Ah, aspetta. Questi erano gli italiani, quelli che erano chiusi in gabbia. Questi erano gli italiani che erano dall'altra parte del cancello. Alex? Alex, scendi? Scendi, Alex. Che cavolo? Ti blocchi a caso. Questi italiani sono pericolosi, per quello li abbiamo rinchiusi qua. Aspettate, italiani, che con la mia forza leonina ora vi libererò dalla vostra prigionia. No, Alex, tasto sbagliato. Bene, Melman, ora possiamo tornare indietro. Certo che qui in Italia con la luce si sprecano, eh. Guarda, due lampioni che fanno poca luce. Che tra l'altro adesso siamo arrivati al nostro obiettivo, l'abbiamo completato. Ma voglio vedere se di qua c'è qualcosa. A parte il fatto... Ah, ecco, stavo dicendo, a parte il fatto che non c'è nessuno, c'è solo un vecchio nell'ombra della notte. La madonna. Allora, da quel lato c'erano... Quante stelle? C'erano 7 stelle, da qua tutte le altre. E ce ne sono 4 già in vista qui. Guarda, detto sinceramente, visto che l'obiettivo ormai è completato, io le abbandono qui. Oh, guarda, ci sono delle antenne qui. Però non sono obiettivo missione, quindi è per quello che non le possiamo rubare. Guarda, non mi metto neanche la copertura e arrivo subito al mio obiettivo. E tanti saluti, italiani.